Buonasera amici! Allora, data la situazione attuale, visto che da stamani la boutique bioprofumeria sarà aperta esclusivamente la mattina e il reparto olistico, ahimè, è sospeso al momento, vista la condizione sanitaria qua, in regione Toscana, ho però un po' più di tempo libero per fare dei video informativi con delle spiegazioni, recensioni, un po' di cose insieme che diciamo, ho raccolto nelle statistiche delle vostre richieste nel tempo. E faremo dei piccoli video, magari non lunghissimi, poi parliamo nei commenti o anche in privato, come sempre, su argomenti raggruppati, insomma, per categorie. E da dove iniziare se non dall'argomento basale nell'estetica, dalla pelle? La pelle, allora, la pelle, sulla pelle io feci la tesi alla scuola di estetica, quindi sì, non lo nego, è l'argomento che mi appassiona di più, il visagismo, e non mi stanco mai di studiarlo, cioè proprio mi affascina, mi piace moltissimo. Iniziamo. Allora, cos'è questa benedetta pelle? Cos'è? La pelle è praticamente l'organo più esteso del nostro organismo, del nostro corpo. Ha diversissime funzioni, soprattutto partendo da quella protettiva, difensiva, termoregolativa, sensoriale, riproduttiva, secretiva, cioè ci sono tante funzioni, tanti ruoli e lavori che la pelle deve fare, ma si inizia appunto dalla protezione. E poi, cosa molto importante della pelle, per capire, sicuramente avete magari già sentito dire o letto da qualche altra parte, la sua suddivisione strutturale. Perché? Perché ci sono tre strati di base. Il più profondo è l'ipoderma, che a noi in cosmetici interessa veramente poco, poi c'è il derma in mezzo, poi sopra c'è l'epidermide, sicuramente ne avete sentito parlare. Del derma sì, ci interessa, però dovete sapere che pochissima cosmesi riesce ad arrivare veramente fino al derma, anche se è molto importante perché lì si riesce a dare proprio delle stimolazioni più profonde. Poi c'è l'epidermide che a noi diciamo è collegato con il settore della cosmesi. L'epidermide è anche lei suddivisa in cinque strati. C'è il più profondo, il basale dove nascono le cellule, poi gli altri quattro che si sovrastano uno sopra l'altro, c'è lo spinoso, il granuloso, il lucido e il corneo, che è quello più superficiale. È importante sapere come dire, i gruppi degli strati, perché così capite anche il ruolo della cosmesi. Non tutta la cosmesi penetra alla stessa maniera, perché sono molecole diverse, sono composti diversi, cioè non ce la fa tutta la cosmesi a avere lo stesso impatto, e da lì capite ora quanto è importante conoscere e informarsi sulle formule, perché può essere l'ingrediente più pregiato e più straordinario, ma se non è adatto ad una funzione stimolante intensiva, non avrete mai chissà che risultato importante. Poi vabbè, i prodotti si combinano, insomma, ci sono varie risposte in base all'utilizzo stesso della cosmesi. Vabbè, poi a prescindere dal fatto che non è miracolosa, però un'altra cosa importantissima con la cosmesi è la costanza. Questo il più bravo professionista ve lo deve dire sempre, perché se usate una tanto un prodotto ogni morte di papa, come si direbbe, e spesso io sento tante di quelle storie. Tipo, no, questa la devo dire, tipo, se faccio la pulizia del viso, possono darmi le creme? Cosmetici? No, la pulizia del viso è come appunto lavarsi, no? Cioè, se ci si lava, però poi c'è da integrare tutto quello di cui la pelle ha bisogno. E la pelle del viso è la più esposta. Poi le mani, il corpo è molto più protetto perché abbiamo sempre i vestiti, no? Allora, i tipi di pelle, andiamo avanti per non allungarci. I tipi di pelle, quanti sono questi tipi di pelle? Vediamo se lo sapete, vi do qualche secondo. Pensateci, ditelo tra voi a voce alta. Quanti sono? Parlo di tipi di pelle di base. Normale, mista, grassa e secca. Stop. Sono quattro. Quattro tipologie di pelle di base.
Sì, perché c'è la condizione di base primaria e poi c'è la condizione secondaria. La pelle asfittica, la pelle acneica impura, la pelle matura, la pelle delicata, sensibile, reattiva, è una condizione secondaria, perché la pelle nasce che è nel suo o normale o mista o grassa o secca, ok? A volte sento dire, no, ma io ho la pelle normale, però in alcune zone no. No, la pelle, se è da considerarsi normale, deve essere minimo minimo un 90-95% uguale su tutte le sue superfici che è in via di estinzione. La pelle normale è anche genetica, ricordiamocelo che al di là di tutto quello che può influenzare uno stato di pelle basale primario, che può essere appunto come dire, il discorso ormonale, prima c'è la genetica, poi il discorso ormonale, terapie in corso, ambiente in cui si vive, in cui si lavora, cos'altro? Lo stress sicuramente, il cibo, perché anche lì ci sono anche intolleranze, allergie, chi non lo sa, latticini, grassi, farine, eccetera. Quindi ricordatevi che sono questi quattro, c'è sempre la zanzara dell'altro video, se ogni tanto girai ancora viva, a novembre, ok? Ricordatevi che sono questi quattro tipi di pelle di base, poi gli altri sono le altre sono condizioni secondarie, che sono comunque momentanee, un'acne impossibile che dura per sempre. Una pelle sensibile può avere un riscontro anche ereditario, però di base sarà o più secca o mista. Normale, sensibile, no, non è possibile. Normale è normale, basta. Quindi mista invece quando ha zone miste, grassa quando la percentuale di sebo, di grasso che fuoriesce è più alta rispetto alle altre percentuali di tipologia di pelle. E quella secca, lo stesso viceversa, è sempre quando è la percentuale più alta di tipologia è quella che influenza il tipo stesso. Se non mi sono spiegata, mandate indietro, lo ascoltate. Non è difficile, è semplicissimo. Poi finiamo con l'ultima categoria di questa mini spiegazione classica della pelle e poi chiudiamo e faremo gli altri. La skin care. Allora, i passaggi della skincare, come dicevamo prima, quello che può influenzare la pelle sono diversissime motivazioni, però sono anche moltissime da considerare momentanee, altre ovviamente ci si nasce, si porta nel DNA e così via, si sa. Allora, la skincare è fondamentale, capire, imparare, ricordarsi che, a parte come dicevamo prima, la costanza è importantissima, i prodotti non servono migliaia, pochi ma buoni, più che altro mirati e adatti, precisi, perché cioè, è inutile che siano buonissimi, super marchio, ma se non sono adatti non ve ne fate niente. La pelle non riconosce il marchio, riconosce le sostanze, le formule. E perché io prediligo il bio naturale? Perché noi siamo materia biologica, e l'organico con l'organico si incontra, si riconosce, va a braccetto e ci sta bene, ci si sposa, ecco. Quindi ricordatevi un'altra cosa importante, perché spessissimo mi vengono chiesti gli step, i passaggi della skincare. Si va dal più sottile al più spesso, mai in contrario, mai mischiato. Perché si va dalla molecola più sottile alla più spessa, perché se metto quella più spessa prima della più sottile non mi penetrerà mai. Già dicevamo prima che non tutte le sostanze ce la fanno ad essere assorbite, sicuramente non alla stessa maniera, perché è la molecola che decide, appunto in base alla molecola stessa che si decide l'assorbenza, diciamo così. Si va da 1 lo struccaggio e 2 la detergenza, può essere fatto anche un passaggio unico se il trucco è poco e non è diciamo waterproof, è super iper smoky, è fondotinta siliconici, sconsiglio. Poi c'è il tonico o il mist, che non vi piace il tonico perché non va di moda, perché non lo considera nessuno, usate un mist, un'acqua floreale, usate un qualcosa del genere perché vi farà la differenza, provate, non prendete le cose care, però
cose semplici, però di questa umettanza, tra virgolette, che contiene a volte gli ialuronici, perfetto, glicerina, vabbè, aiuta tantissimo a fare la differenza della penetrazione dei prodotti successivi. È importantissimo. Fate prestatelo un tonico da un'amica, non compratelo, fate le prove per vedere la differenza. Poi c'è il contorno occhi, 4, poi c'è il siero, 5, poi c'è la crema, 6, poi c'è il burro, l'olio, se volete solo la sera, giorni alterni, però c'è sempre da tenere un bilancio tra la parte idratante e la quota acquosa e la parte nutriente, che è la quota lipoica. Poi c'è il SPF di giorno, ovviamente, per chi sta tanto tempo fuori, per chi ha la pelle sottile, per chi ha la pelle soggetta alle macchie, eccetera, eccetera. Sicuramente di più d'estate, d'inverno, bisogna vedere quanto tempo state fuori, quanto sono intensi i raggi solari. E poi prima dopo la detergenza e prima del resto della skin care, una volta o due volte alla settimana si può fare appunto l'esfoliazione e le maschere. Da integrare, non tutti i giorni perché non serve e sarebbe troppo, diciamo, troppo meccanico, troppo aggressivo sulla pelle fare tutti i giorni esfoliazioni o maschere, insomma, non serve, è inutile, si può scombussolare anche un tipo di pelle che magari non ne ha bisogno, può peggiorare se viene aggredito, stimolato sempre. Non vi servono migliaia di prodotti, sì, sicuramente c'è bisogno delle sfogliazioni, perché le sfogliazioni a cosa servono? Rigenerano, aiutano la rigenerazione cellulare a velocizzarsi e la pelle a migliorarsi prima rispetto a quello di cui è capace fare lei, diciamo. E poi ricordarsi che viviamo comunque in una società abbastanza, mi viene tossica, vabbè, non voglio spaventarvi, nel senso inquinata, ecco, quello è il discorso, e siamo tutto il giorno a contatto con CO2, smog, polveri sottili, insomma un sacco di inquinamento c'è in giro, purtroppo, questo è il mondo del capitalismo. Quindi tenete a mente questo, sì, magari se non volete, se chi utilizza per esempio un tonico, una lozione esfoliante nella skincare, magari la sera, non ha bisogno di fare sempre le esfoliazioni poi magari più intensive, perché step by step ogni giorno mantiene comunque la pelle, come dire, rigenerata il giusto, però qui è talmente soggettivo, non è mai uguale per tutti. Ogni pelle ha la sua texture, la sua spessura, cioè proprio è diversissima dalle altre. Sì, sicuramente ci sono dei prodotti in categorie per i vari tipi di pelle, però un pochettino, per una virgola, cambia. Fatevi consigliare, io più che posso, mi fa piacere, perché ricevo sempre più richieste di consulenza personalizzata e di analisi dermoestetiche. E ahimè, sono una, però qualche volta, se non rispondo subito, non preoccupatevi, perché prima o poi arrivo e rispondo come sempre a tutti. Quindi sì, ricordatevi, guardatevi 2 o 3 volte questo video, ricordatevi queste regole basali importantissime per capire un po' come funziona la pelle e quali sono le sue necessità. Poi da qui, se volete, vi informerete o vi farete consigliare da chi vi fidate, e credetemi che ci vuole pochissimo. Io sono una trapiantata di midollo, ho un sacco di feti quadrati alla pelle, ho quasi 40 anni, vado verso i 40 e sono fiera, sì, lo devo dire, perché ho sofferto moltissimo con la pelle e ho tantissimi casi in negozio, anche oncologici, allergici, intolleranti, che trovano sollievo con la cosmesi naturale. Quindi mi raccomando, fatevi consigliare bene. Ci vediamo al prossimo video, alle prossime informazioni. Ciao!